lavoravamo nel 38, allora Serra Secca è chiamata una delle montagne più grandi qua, comprende anche il santuario della Madonna dei Bisognosi, questa montagna grandissima, e quell'anno tagliarono tutta questa Serra Secca chiamata perché un po' era bruciata e ha chiamato parecchia gente a fare il povero Serapino a fare lanciare sta gente a lavorare. E io papà, a me mi richiedevano, allora veniva Serapino e diceva Mariuccio, povero papà, mastro Mariuccio per cercare solo. Ce lo manni a lavorare sto ragazzo, tu aglione in dialetto. Ci faccia papà, ci vai, e ci andiamo sì. E a me mi dava 6 lire perché non avevo l'età. Veniva la povera Beata a portare la pizza di grano, per noi era oro. A chi si fermava a lavorare la notte. E allora mangiamo, facciamo, ecco diciamolo proprio, non eravamo mai con la panza piena, perché la pancia non ce n'era, parliamoci chiari allora. Ero 60 anni fa, 65, 70 anni fa. E allora noi tutti contenti, la notte cominciava là, un paio d'ore di riposo, ma quando riposavi? Però non me ne trovo male, perché aver tribulato col polo Serapino queste cose. Poi io stavo pure prigioniero in Germania, ero già, come si dice, abituato alle sofferenze. Non l'ho manco risentito, nel Baltico, nelle zone più fredde del mondo, sotto i tedeschi. Io all'età di 21 anni della Germania, la prigionia, dopo aver fatto 2 anni e più con i tedeschi sul Baltico, e dico, ma stasera qui volevamo fare una calcara a quel forno stesso, perché allo stesso forno potevi ricorsi un'altra calcara. E dove? A quella la Valleone chiamata. E facciamola. Ci penso io, basta pensi tu però con Borla, perché con Borla era buono solo lui, no? E lui, vabbè, quel che c'è di più, poi c'è un po' di guadagno, te lo prendi tu, ti dico, ma magari sono tornato adesso dalla Germania, papà e mamma c'è più perché nel frattempo è morto pure mio padre, prima della guerra, 2 anni prima. E lui umanamente si è messo là, io quando era mezzogiorno, altri la mangiavo, io col paletto di ferro a scavare ancora notte. Alla fine sai che è successo? La calcara non è che non si è cotta, si è cotta troppo, sembra un paradosso. Invece di venire fuori 250 quintali, sono venuti fuori 225. E questa è la verità. Questi 25 quintali ho fatto lui il povero Serapino. A dire, porca miseria, per quei 25 quintali potevi guadagnare in più tu, oltre alla giornata, invece ne abbiamo cotta troppo, meglio così ho fatto io. E anche lui, meglio così, così abbiamo dimostrato che l'abbiamo fatta meglio di quelli che gli antenati nostri che non hanno fatto poco. Cioè, noi siamo una baracca fatta alla meglio, che con neanche il catrame, chi te lo dava allora la carta catramata? La facevi con le cove, chiamate cove, e in italiano credo che non ci abbia altro nome, che se ci fanno sono le scope, se ci fanno. E noi facevamo, ci mettiamo là sotto, gocciava quando toccava le 2 ore di riposo, tenuciamo una coperta, chi te la dava? 2 stracci, mettevi là. Il turno nostro era 2 ore di riposo e 2 a Mornà. 2 di riposo e 2 a Mornà. E a me mi faceva sempre Mornà perché quando era più grande la calcara, quella che ho raccontato adesso eravamo in 2 soli, vabbè. Ma quando eravamo in 6 facevi la muta di 3 e 3. Allora quello più bravo, io perché avevo 16 anni, 16, fino a 18 anni sono stato qua al paese, questa è stata la guerra, non lo sto dicendo, e mi hanno chiamato l'artiglieria corazzata, lo vedo, mi hanno preso i tedeschi, vabbè. E allora quando si toccava 3 e 3 alla muta, lui cercava, Serapino cercava a mettere 3 divisi, no? Tutti e 3 più adatti. A me mi metteva sempre a ambornare, chiamando quello che mandava la legna dentro, si chiama ambornare. C'era una forca con un manico lungo 2, 3 metri, pure 4, però dovevi sapere mandare dentro lo spino, e chiedevi maggiormente lo spino, anche la frasca quando era la punta, perché con la legna grande ci facevano i carbonari da altri paesi, da Pereto, diciamo così, Camerata Nuova, e noi usavamo o la punta o... Allora siccome lui sapeva che io sapevo fare, mandare a passare la mano sinistra, dato che sono destro, e alzare la destra, del modo che andava dentro, ma quella era una caloria che non so calcolare quante migliaia di cose c'aveva. E allora era un tipo biondo che c'aveva le sopracciglia normali, come i capelli. La prima cosa che non lo sapeva, la prima vampata, siccome quando mandavi il boccone di dietro, chiamavamo così dentro, vroom, tu la mandavi quella, come il cannone, pure questo so perché sono stata all'artiglieria quando ringolava il cannone, è stato 5-27, quando ringolava la calcara, c'era stato tanto tempo, e allora mi aveva bruciato tutte le sopracciglia, e difatti erano le più chiare di capelli, i capelli ce li avevo tutte le sopracciglia, addirittura me le aveva levate, poi sono tornate bianche bianche. E dove stare attento, perché era una gradazione incredibile, cioè che prima rispetto a questa di adesso non, valeva 10.000 volte in più, non per niente, per offendere questi che fanno la carcitrata. Ma se guardate tutte le
composizione sia del paese che anche il Colosseo di Roma e tutte queste, la vecchia calce era più forte per me, senza dubbio, del cimento, perché il cimento arriverà un tempo, non lo so, lo posso dire perché sono vecchio, il cimento andrà distrutto, ma la calce quella là non credo, perché guardate tutte le costruzioni dappertutto a Roma, tutti i paesi d'Italia, la calce era quella, calce idrata che si spegnevano i pozzi con l'acqua, si buttava dentro il blocco, un blocco di pietra viva cotta, perché nel buco con uno spino al ginocchio, e mancava, era l'antivigilia di Natale nel 40, sorry, no, nel 45, che quell'anno là, 45 sotto era d'agosto, addio, Dio mio, come facevo? Non so se il dialetto lo capiscono, come faccio, Dio mio, che sei bucata al ginocchio? Non mi succede come Burzacchini, Burzacchini per soprannome per Francesco, non mi messe cose, non posso pagare nessuno, mi tocca scappare dalla roba. E invece manca per la posta di Cosito che stasera a Turio, perché è cotta quasi. Poi dopo è venuto il poro di nonno, e è cotta, e allora lui a cavallo, un soporello, gli dice, no, meno male, è nato bello. E questo quel colle Murico è chiamato, si incendiò nel 38, c'è 14 anni, ma quella volta, mi ricordo, il fuoco santo è finito, i pompieri che facevano? È finito Murico perché era pelato, è finito il fuoco. Allora di quei tempi alla Rocca c'erano i lupi, c'era tutto, i serpenti in mezzo là. Perché erano, le cose, le pecore, erano, ogni piccola famiglia aveva 70-80 pecore, i lupi venivano. E il poro papà ne sa qualche cosa, prima di morire, per la paura, gli cascarono tutti e due le sopracciglia, che lui ce l'aveva scura, il rovescio mio, che era più biondo. Gli occhi azzurri come me, però dicevo, dopo, dice Mario, ma come, dice, sono andato a comprare, a pigliare sola, lui non a pigliare sola altri, a piedi. E una borgata chiamata Colle Savellano, ho visto due lampioni, quello erano i lupi. Papà dopo due giorni ha avuto paura, sono cascato sopra il ciglio con mezza barba, per la paura, dopo 48 ore, dopo il povero papà, quando io avevo 14-15 anni, lui andava a piedi a incollarsi alla sola, già non era robusto come me e neanche degli altri miei fratelli. Lui si è incollato a Carsole, sono 12 km o da Arsoli, 25-30 kg di roba sopra le spalle e portarlo qua. Poi quando mi ero fatto grande io, con le biciclette, allora ce ne avevo poche di biciclette, un paio di biciclette in tutto il paese. Me l'ho incollato con la strada imbrecciata, non come adesso, e lo portavo fino agli appardo, tutta la sola, povero. Poi dopo, mi sono fatto il cavallo buono, dopo due anni però è morto pure lui. Dice tanto poi non mi pigliano la guerra, invece l'ha pigliato Checco, ha pigliato me, inoltre della classe mia eravamo 18 soltanto a me prigionieri in Germania. Poi, però mi sono trovato orgoglioso perché l'ho raccontata, e mi sono trovato anche con i tedeschi che mi hanno ben voluto perché tutto il mondo è in paese. Perché dicevo, ma quanti anni c'hai? 18 anni e mezzo, ammazza, ma lisciavano così, allora la barba te nasceva come adesso. C'è i genitori sono morti. C'è fame, un po' sì, un po' altro, un po'. Allora ho dato un bello petto di pane, margherita, marmellata. Poi cominciai a fare l'interprete, mi ero imparato, pure qualche parola che lui era morto sempre tramite dell'altra guerra dell'Austria. E stati la guerra era proprio brutta, era cosa proprio. Allora tra poco inizio l'incontro, sto attendendo le formazioni e il nostro operatore bravissimo Sergio Boni che qua sta riprendendo a me stesso con tutti quanti i nostri grandissimi e bravi amici. Buon divertimento a tutti. Ecco, arrivano le due liste e intanto annuncio le formazioni in campo. Amici sportivi, attenzione. Sta per avere inizio la finale del torneo di San Pietro. Arbitro all'incontro il signor Pasqualoni Flaminio di Roma. Bene! Segnaline il signor Faenza, bravissimo arbitro, e il segnaline più ammirato da tutti, di Clemente Mario. Bene! Formazione della squadra in campo, Sirimano, Marzolini, Mastrotti, Di Clemente, Leudi Roberto, Maialetti, Congiunzio, Paganelli, Bonanni Franco, Beltrame, Bonanni Rodolfo, Congiu Sebastiano. In bandina Castori in Anunzio, Fiori Rodolfo e Carnevale Andrea. Allenatore. Il Rottone, Di Paolo Paolo, Mastrotti, Di Clemente, Leudi Sergio, Ferrari, Flavi, Voltrini, Marzolini Fernando, Bonanni Franco, Marzolini Giuseppe, Bonanni Massimo. In panchina Napoleoni Nando, Bonanni Rolando e Iannone Festaroio Edmondo. Buon divertimento e le battute mie scherzose servono per gli dare la nostra festa. Buon divertimento a tutti.